Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 8° episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo salvato tipo circa, insomma, un piccolo di Riolu con un Lucario che si è mega evoluto e il team che è scappato. Tantissime cose. E poi abbiamo attraversato una grotta per arrivare a Suntouch the City. Sentite che com'è bello Suntouch the City. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare vi invito come solito a lasciare un bel mi piace. Ragazzi, la serie ha subito un gravissimo intoppo, cioè c'è stata meno gente perché purtroppo c'è stato il periodo di Ferragosto. Quindi mi raccomando, portate su in alto questa serie perché veramente sta andando bene. Purtroppo ha subito questo piccolo calo, ma sono sicuro che riusciremo a tornare agli sfarzi di un tempo. Mi raccomando, proviamo a raggiungere 200 like e prima di iniziare ragazzi, mentre vado a farvi vedere velocemente che cosa c'è da fare in questa città, diciamo potremmo definirla orripilante, perché obiettivamente raga non mi piace molto, vi spiego un pochino di cose. Allora, innanzitutto sicuramente notate queste, ho cambiato cuffie, in realtà sono delle cuffie che avevo già, questa qua è la statua di Augur. Cioè, ditemi voi se una persona più sproporzionata di questo è proprio l'arte greca, no? Il canone. Proprio andato a fanculo. Allora, qui c'era un'altra cosa da ottenere, ossia una super pozione qua dietro. A parte le cuffie che ho cambiato perché le altre le ho spaccate in un rage durante... lasciamo perdere. Volevo anche dirvi, ragazzi, che in moltissimi mi avete consigliato di scaricare la patch di Pokémon Insurgence, la nuova versione. Ho provato a farlo e la vita, siccome fa schifo... Ah, giusto, era qua, che questo qua dovrebbe darmi le friend ball, se non sbaglio. Esatto. Ho provato a scaricare la patch per l'appunto. Mi è esploso il gioco. Quindi ho rimesso la patch precedente. E adesso ho paura. Ho paura a toccare sto gioco. Quindi, allora, io giocherò fino a dove finirà questa versione con la versione corrente. Cioè, non elettrica, perché non è elettrico il gioco, però... Insomma, quando finisco la serie provo a installare l'altra patch, se ci riesco la continuiamo. Ok. Scusate, non volevo, so che le visual... Vabbè, tipo la gente che muore. Scusate, nel nome di merda chiedo scusa a tutti. Tra l'altro sì, ogni tanto nei video mi dimentico il Merdaurus, raga, però cioè nel senso... capitemi, vi prego. Allora, siamo in questa zona della città che io non ho assolutamente esplorato e qui c'è la palestra. Ragazzi, i vostri commenti, lava cookie. Ah, lavottino che ha detto che cazzo sono i biscotti di lava. Che vita. Oh, questa qua è palesemente una torre lotta. Ma palese proprio. Cosa sei? Benvenuto a Suntouched. Sì, scusate, devo dirlo sempre così, raga. Hashtag Suntouched. Però dovete tipo, scrivete, dovete dirlo con enfasi. Allora, parliamo un po' alla gente. Io questa zona qua ovviamente non l'ho visitata. No, dicevo ragazzi, i vostri commenti mi hanno fatto cagare in mano, perché mi avete detto tutti che sarei esploso. Ora, io sinceramente ho un po' di paura. Ok, facciamo che questo posto lo visitiamo fuori pa... Cosa? Non capisco, non sto leggendo. No, prima la palestra. Prima il piacere e poi il dovere, raga. Imparate le norme della vita, vi prego. Tra l'altro sì, avrei dovuto diminuire l'accelerazione perché lagga un pochino. L'ho fatto? No, non l'ho fatto. Sono andato via a Ferragosto, figuratevi se mi sono ricordato una roba del genere. Allora, ok, sta parte di città la esplorerò fuori parte. Perché altrimenti ci mettiamo 2 giorni. Questa è una palestra, ok. Orion, perfetto, che in realtà volevano scrivere cipolla, però non un po' sbagliato, cioè... Entriamo e basta, perché sta finendo male. Allora, non riesco a capire... Oh, penso sia un'isola sospesa, però... Quello che mi chiedo io è... Perché? Che siete voi? Ah, ok, mi sa che devo scegliere tipo una via... Ma io raga li sfiderei tutti se posso, perché almeno mi faccio un po' di esperienza, visto che il capo palestra mi aprirà il culo a quanto... No, come livello 20? Minchia, se sono loro a livello 20 raga è finita. Allora, fermi, fatemi fare un Lich Seed con Lily.
E poi switchiamo. E poi switchiamo subito. Mandiamo. Non ho niente di efficace. Ma proprio niente. Mandiamo Queen, raga. Raddrizzo un attimino il microfono, che altrimenti mi esplode il mondo. Ok. Oh, fai quello che devi fare. Ok, bravissimo, perfetto. Noi gli diminuiamo la precisione. Comunque, raga, ho preso un po' di rimedi, quindi non temete che ce la faremo. No. Muori. Ok. Ok, abbiamo già rischiato di perdere Queen, perfetto. Gallade. Ok, raga, la situazione si fa particolarmente complessa. Però con Armin, forse, ora che ci penso, Twin, questo qui, che non so neanche come si pronunci. Ok, colpisce due volte, proviamo un peck. Ok, perfetto. Che peccato, perché peck. Oggi, raga, sono in forma. Lasciate un dislike per questa merda. Allora, mettiamo davanti Etna. Lasciate un like anche per il divino merda, ovviamente, non solo per questa merda. Siamo a 5 minuti, ragazzi. Vorrei fare almeno la palestra in questo episodio. Swallow, perfetto. È interessante però sta palestra qua. Sono tutti di livello abbastanza alto. Mi sto preoccupando, non vorrei che Luke mi abbia detto una stronzata. Perché, siccome lui questo gioco l'ha già giocato, gli ho chiesto se poteva dirmi i livelli della palestra. E ha detto che sono al 21. Però io mica ci credo, Luke. Ho paura. Mi avete detto, raga, di stare overlivellato. Io effettivamente poi con un pochino fuori parte li ho allenati. Non ho avuto molto tempo. Padre, figlio, spirito santo, io prego di non perdere. Tra l'altro abbiamo un Pokémon nel box che ci potrà tornare molto utile nel caso dovessimo perdere Queen, per dirne uno. Cioè, uno a caso che mi preoccupa, perché un giorno, raga, mi picchia a sangue e mi fa tentennare anche a me. Posso? Grazie. Ok, abbiamo difficoltà logistiche nella prima... Oh, aspettate, fatemi provare sta cosa. Voglio capire... Come funziona? Non lo so, raga, vi prego, spiegatemi come funziona sta roba di ipnosi, perché alcuni mi hanno detto di provare a utilizzarlo sugli allenatori, però non so se è quello che devo fare. Lasciate un commento, vi prego. Tra l'altro, sì, se non leggo i vostri commenti da un episodio all'altro, perché mi porto un pochino avanti con le registrazioni. Cazzo di mossa è round, raga, rapigiro, boh, non si sa, non lo sapremo mai perché è morto. Line 1, ok, perfetto, il mitico figlio di puttana. Il mitico infame. Ok, mandiamo Armin. Mi è venuto fuori un accento un pochino comasco alla la trainer Tia, insomma. Allora, mandiamo giù. Tra l'altro, raga, Tia sa che cosa lo aspetta al Games Week. Dai, muori, su, forza. No spoiler, raga, ma molti di voi già lo sanno. Raga, Armin, allora, a parte il fatto che mi avete fatto notare giustamente che... No. Tutto ma non quello. Mi avete fatto notare giustamente che non ha una buona abilità. Però raga, cioè obiettivamente penso sia il più forte del team. Quindi per il momento sti cavoli. Ok, mettiamo davanti il cancro esistenziale. Proprio quello che non riesce a guardarlo in faccia. Queen, forza, è il tuo momento. Fammi una bella Bohemian Rhapsody sul culo di questa campeggista. Che come direbbe Tia, rispecchia i canoni della... cioè ha dei range di età che mi aggradano, insomma. Queen, devi essere un po' più sveglia. Clefable. Etna dovrebbe avere Clear Smog, se non sbaglio. Vero che hai Clear Smog, che sarebbe Pulifumo? Sì, mamma mia, che potenza. Sì, ma non gli ho fatto niente. Ma come Twister? Ah, ok, ha fatto Metronomo. Ho detto, cazzo, cos'è sta roba? Cos'era quella roba? Ok, cazzo sta... Jetstream. Che cazzo è Jetstream? Che è un nuovo programma di live streaming, scusate, no, veramente, io non so. Allora, fatemi vedere se siamo arrivati dal bambino infame siamo arrivati. Spero che il microfono si senta bene, perché ho appena cacciato un urlo che, se non ho settato bene il microfono, probabilmente avrò perso metà dei miei iscritti per utite, però questi sono dettagli trascurabili. Lampent, muori, ti prego. Confusion. Raga, anche Ono comunque sta un po' perdendo colpi. E sarò sincero, Confuse Ray. Tua madre, The Rake, proprio. E mo che faccio? Lo curo, non ho molta scelta. Come avete visto, raga, ho un po' di super pozioni che spero basti. Non li fa Nightshade, mi toglie 21 PS. Ok, perfetto. Stavo già per bestemmiare in 14 lingue, che veniva pure Buddha a chiedermi perché. Beautyfly! Dai, Beautyfly, non puoi sopravvivere. Sei un Beautyfly del resto, muori giovane, no? Le farfalle vivono un giorno, Beautyfly... Mi paralizza.
Mega Drain. Mega Drain. Tua madre sull'orlo del guardrail. Guarda che roba. Ok. Allora, è partita la shitstorm di madri, raga. Attenzione proprio. Mega Drain. La mia energia è stata assorbita. Però mi sa che tu vai sulla griglia di... Che merda mangiare le farfalle, raga. Anche se alcune popolazioni mi dicono dalla regia che lo fanno. Però, raga, non mettete le farfalle sulla griglia, per piacere. Questa cosa qua non aveva senso. Allora, siamo da sto tipo. Ti prego, quanti... Cioè... Sì, ok, perfetto. E la Madonna. Sì, Gesù Cristo. È Silver di Pokémon Heart Gold quando si sveglia dal letto dopo un incubo. Che c'ha i capelli tutti in piedi. Minchia, manco fossero i suricati. Allora, ok, perfetto. Questa è una perla di saggezza che nessuno potrà cancellare dalla storia. Allora, dobbiamo affrontare il primo capo palestra. Sento già la puzza della mia merda, raga. Allora, mettiamo davanti Lilly, che come al solito col suo fascino aloliano riuscirà a maliare il nostro capo palestra. Uno sfidante, eh? Il mio nome è Cipolla. Anche se non è Cipolla, però noi lo chiameremo Cipolla d'ora in poi. Sono il capo palestra di Sun Touch the City. Sono molto bravo con i Pokémon di tipo fuoco. And all my Pokémon works together under the light of the sun. Tutti i miei Pokémon lavorano sotto il sole cocente. Datti all'Ippica. Vuoi combattere? Sono pronto quando lo sei tu. Io in realtà non sono... Attenzione! Ok, raga, io quella roccia lì l'ho già vista e mi ricordo qualcosa. La roccia. Tutti vogliono sapere qualcosa sulla roccia. Mi sento solitario come capo palestra. Quindi ho dovuto farmi... Ah, esatto, ecco. E lui è amico di sta roccia qua. Però sta roccia qua, se non sbaglio, dovrebbe essere una cosa tipo il chiarolite. Ma non sono sicuro. Ok, iniziamo. Sì, dove mi stai portando? Quella roccia lì, raga, adesso non vorrei dire, ma dovrebbe essere una roba tipo chiarolite. Cosa? Capo palestra Cipolla vuole combattere, ma... Sì, Pokémon di tipo... Luke! Luke! Tu mi avevi detto che erano al 21, Luke. Luke, perché mi hai tradito? Il titolo sarà Rocket 25 mi ha tradito. Ok, la team, raga. La team è spettacolare, sentitela. È troppo, tipo, ambiental. Poi si scoprì che avevo sbagliato a mettere i file nella cartella e questa qua è tipo la musica di un percorso. Come pozione, scusa. Sei scemo? Una pozione scema. Ma neanche Gennaro Bullo usa le pozioni, scusa. Kiki, minchia, che team. Ok, è partita. Allora, Armin, vai. Allora, livello 24, Luke, vaffanculo, Luke. Ma avevi detto 21, io ho detto... Meno male che mi sono allenato, meno male che vi ho ascoltato, raga. Perché se io ascolto Rocket 25, finisce male. Se io ascolto Luke, finisce male. Ovviamente, tanto affetto, Luke lo sa, ma lo sapete anche voi quanto bene gli voglio. Abbiamo finito di usare pozioni a caso, gentilmente. Ok, secondo Pokémon andato, grande Armin, che sale quasi a livello... 26. No. Ok, cioè, non lo so, altra gente? Non ce l'abbiamo. Tornadus livello 25. Questo qua come lo butto giù? Air Cutter. Aia, mi fa malissimo. Confondilo. Serena. Attenzione. Incredibile. Ha imparato Dash a combattere così, ne dubito. Ok, non... Raga. Kalos comanda su tutto. Un altro. Ah no, prima era Clefairy che... Era Clefable? No, prima era Clefable. Ho appena scatarrato sul Meteor. Perfetto, mi piace sta cosa. Allora, ok, abbiamo Polifumo da utilizzare. Ok, l'abbiamo... Quasi battuto. No. No, tua sorella in coma etilico. No, questo no. Non puoi cominciare. Dimmi che... Non c'ho... Non c'ho mosse che colpi. Metronomo. C'è, non lo so. Ho feint attack. E non gli faccio una sega, però. L'ho preso. Oh no, critical no. Metronomo. Vai giù. Sto piangendo sangue. Script. L'ho messa dalla parte giusta, sì. Ragazzi, quanto mi mancava registrare questa serie. Qu-
quanto mi mancava registrare questa fottuta serie. Sconfitto Cipolla, ho perso, ma che grande battaglia. Sì, ma ho tipo avuto un culo della madonna. Sì, veramente, comunque c'è dei capelli che veramente ti sembra che veramente sia Charmander se seduto su di te, però questa non è stata, non è stato per nulla male. Che grande battaglia. Sì, minchia, ma mi ha caricato, raga. Che cos'è? Medaglia termica? Flame Charge! Oh, potrei provare a insegnarla. Ah, ma. Madonna, raga, mi sono trovato un Cristo in gola. Qualcosa mi ha fermato. Quindi che devo fare io? Oh, proviamo a parlare al presunto Chiarolite. Io non vorrei ricordarmi male, ma dovrebbe essere qualcosa del genere. È una roccia bianca. So interesting, man. Allora, vediamo di uscire da questa palestra che non. Chi cazzo sei? Oh, chi cazzo sei? Ok, te ti conosco. Ehi, creepy, sono io, Nora. Qualcuno è corso qua dentro? Sembrava impanicato? Mi chiedo chi cavolo fosse. Ok, mi sa che devo rientrare anch'io, però. Però mi sa che prima, raga, facciamo un bel salto al centro Pokémon. Sì, stavo dicendo centro commerciale. Facciamo un salto al centro commerciale. No, l'ho fatto veramente. Sono riuscito a intripparmi da solo. Sono riuscito a incepparmi manco fossi una cazzo di macchina a vapore del 1800. L'ho fatto davvero. Torniamo in palestra per vedere che cosa nasconde quest'uomo impanicato che è corso all'interno. Probabilmente, raga, appena visto un video di... No, oh, noi non diciamo nulla e questa qua la devo anche bippare perché non si sa mai. Per coerenza le bippiamo un po' tutte. Allora, proviamo a rientrare in palestra. Adesso abbiamo Queen dietro, quindi raga, una sicurezza giusto per morire. Ok, cosa sta facendo questo? Harmony! Che cosa stai facendo qui? Quindi armonia, raga, lui è molto in sintonia col mondo. Sono a metà del... Sono nel bel mezzo del mio lavoro. Sto accettando degli sfidanti in questo momento. Orion, dobbiamo andarcene di qui. Ho visto dei cultisti entrare in città. Attenzione, incredibile. Scoperta micidiale. And they were talking about you. Stavano parlando di te. Non so che cosa stiano pianificando, ma dobbiamo subito uscire di qui prima che sia troppo tardi. Sei serio? C'hai ragione. Mi puoi aiutare a portare questa? Il mio amico è abbastanza pesante, attenzione. Sei serio? Non abbiamo tempo per questo. Ci sono i cultisti che stanno arrivando per attaccarti. O forse peggio. Quella roba è semplicemente una roccia, non è reale. Ditch, non so cosa voglia dire. Tipo, vai, manda a fanculo l'amico immaginario e andiamo fuori di qui. Per frignare, ecco perché non dovrebbero permettere ai bambini di essere capo palestra. Troppo tardi. Aia. Ai. Cosa? Out of nowhere proprio. Così, con calma. Kyurem sta sul bordo della montagna. Dal nulla. Lui arriva. Arriva e ok. Le mie scuse per l'atterraggio brusco, insomma. I Pokémon leggendari sono molto difficili da controllare, sai? Questa bellissima creatura è... Il nome di questa bellissima creatura è Cure, ma dai! È veramente un Pokémon potente. Il suo respiro, il suo soffio si dice che possa congelare le fiamme, l'elettricità... L'elettricità solida. Si dice che sia così freddo che può congelare le fiamme e l'elettricità solida. Che cazzo è l'elettricità solida, scusami? Che lingua parli? In che mondo fisico vivi? Io sto studiando fisica, elettricità solida, non l'ho mai sentita. Permettimi di introdurmi. Sono Tong. Si pronuncia così, raga, alla francese, linguistico. Lavoro per il culto della perfezione. Non siamo esattamente aggressivi come gli altri culti. Ci facciamo spesso i fatti nostri. Ma questo non vuol dire che ci dobbiate prendere alla leggera. Abbiamo comunque i nostri obiettivi e vi fermeremo e non ci fermeremo davanti a nulla per ottenerli. Tutto ciò ci ha portato qui. No, mi proteggerò la mia pietra. Non mi porterete via l'amico. Il tuo amico... Ah, sei amico con la roccia? Ci parli, vero? Voi siete migliori amici per da sempre? Questo è così dolce.
Ascolta, che cos'è? Non sei molto amichevole, non sembri essere molto amichevole qui in sostanza. Dici che cosa vuoi e vattene. Dirci che cosa voglio? Beh, ma lo sapete. Dirvi che cosa voglio? Beh, ma lo sapete che cosa voglio. Vogliamo la roccia del ragazzino. Cosa? No, morirò prima di darvela. È stato divertente giocare con te, ragazzino. Ma ora è il momento che parlino gli adulti. Ma vai a fanculo, tu e gli adulti. Vattene di qui. Non se ne parla, lasciateci da soli. E la Madonna, che cazzo è? La mano di Dio, raga. È scesa la mano inchiodata di Gesù. Cos'è successo? Ma che diavolo stai facendo? Questo è disgustoso. Che cos'era questo? Questa, cara mia ragazza, è la ragione per la quale volevamo la roccia. Sì, ma raga, la musichetta della palestra rovina un po' l'atmosfera. Ok, perfetto. Mi sa che è Reshiram, raga, ora che ci penso. Ci ho preso, allora mi ricordavo giù. La madonna. Sì, che cazzo è sta roba? Non capire. Non ho capire, giuro. Sì, ma... Sì, ma calma, cioè. Olè! Eccolo qua! Che diavolo è quello? Quello è Reshiram. L'essere della verità. Molti anni fa, Reshiram, il mio Kyurem e il terzo Pokémon Zekrom erano. Zekrom, abbiamo perso una M. Erano soliti far parte dello stesso Pokémon. E ciò nonostante, lotte e guerre li hanno divisi in tre parti. Reshiram è stato rinchiuso in una roccia conosciuta come Chiarolite, che sembra essere caduta nella. Che sembra essere finita tra le mani di Horion. Ok, perfetto. È volato. Cioè, mi lasci così. Sembra che Reshiram sia volato. Molto bene. Almeno siamo riusciti a risvegliarlo dalla pietra. E ora lo inseguiremo. Andiamo, Kyurem. Abbiamo un drago da catturare. Ok, raga, così dal nulla. Arriva Kyurem che si poggia il culo sulla montagna. Sì, no, tutto bello. Orion, mi dispiace, non ti ho creduto. Ma avevi completamente ragione. E ora il tuo amico è volato via. Non vi ho ancora visti voi due. Magari se... Chi siete? Siete cultisti anche voi? No, no, anche no. No, ovvio che no, siamo allenatori. Beh, non penso ciò. Non siete vestiti... non riuscite a recitare la parte. Ah, lui è il capo palestra di Sonata City. È specializzato in un gran cazzo perché sono tutti randomizzati. Mi spiace che voi due abbiate dovuto vedere ciò. Suppongo che voi siete sfidanti. Io sono uno sfidante, sì. Creepy ha già battuto Orion quest'oggi. Ok, va bene. Sì. Trust me, believe in you, you should stop by someone. Ok, dobbiamo andarcene. È tornato! È tornato il dragone! È tornato! Reshiram, sei tornato! Oh, grazie! Sono così felice di vederti di nuovo. Suppongo che Reshiram non possa abbandonare il suo migliore amico, anche se probabilmente sa che sarebbe meno sicuro qui. It only really feels... Ah, si sente davvero bene con Orion, cioè si trova davvero bene, come si dice in italiano? Comfortable. È in sintonia, una roba del genere. Dobbiamo fare attenzione. Quelli della palestra possono vedere Reshiram, non si deve sapere. Farò attenzione, ok, va bene. Sì, mi sono rotto anche un po' le palle di leggere i dialoghi, quindi facciamo una cosa bella veloce. Ok, sì, molto molto cute, molto dolce, ma io voglio... Instant Lapras. Ok, con questo qua, raga, si può utilizzare Surf. Non serve... Allora, quanto ne so, in questo gioco non dovrebbero servire... Le MN, perché se non sbaglio abbiamo questi cosi qua per l'appunto che serviranno. Allora, visto che il video si sta per concludere, ragazzi, io direi che nel prossimo episodio, oltre a visitare io per i cavoli miei un pochino la parte di sopra della città per vedere se c'è qualcos'altro, proseguiremo da questa parte. Ma prima, ragazzi, prima, visto che me l'avete scritto nei commenti. No, non voglio utilizzarlo per il momento, questo lo teniamo per il prossimo episodio. Utilizziamo l'amo per fare una cattura qua. La cattura indietro, ragazzi, visto che c'era uno spiazzo d'acqua, la evitiamo, sarebbe troppo complicato e non ci sbatti. Ma possiamo tranquillamente pescare qua, senza un amo. Cioè, non c'è un amo, però... Vabbè. Non è importante. Dai, dai, ok? Un Pokémon! Allora, attenzione, chiudo gli occhi. Dai.
Non ha fatto il verso? Cos'è sta roba? Che merda è? È Wooper Dash. Ma che merda! Che schifo! Raga, mi fa cagare! È orribile! È veramente disgustoso! È inguardabile! Oddio! Allora, fermi, fammi una cosa. Devo trovare un modo per indebolirlo. Ok, ipno con ipnosi. No, raga! Questo è trash! Ma cos'è? Ma perché... Ma quante facce c'ha? A parte che sembra tipo un concept in stile Mimikyu, raga, non vorrei dire. Però, raga, questo qua è il primo Pokémon Delta, gran roba. Allora, proviamo con, boh, una Friend Ball, così out of nowhere, visto che l'abbiamo ottenuta. Però tiriamogliela, no? Tac! Easy, raga. Ok, tipo... Oh, Erba Fuoco! Gli piace... Ok, raga, sembra tipo una... lo chiamo... è femmina, lo chiamo Mimikyu, raga. Perché è un botto simile. Cioè, se avete visto, no? Non so se avete notato. Mimikyu. Si scriverà così, speriamo. È un botto simile a Mimikyu, raga. Adesso andiamolo a vedere un attimo nel box e poi concludiamo seriamente l'episodio. Ma è un botto simile. Ha un sacco di somiglianze. C'entra con Halloween. Non so se avete mai visto il mio speciale su Halloween, ma c'è una teoria secondo la quale Mimikyu sarebbe, diciamo... mi sfugge il termine. Ispirato a una creatura di Halloween di alcune mitologie. C'ha quella faccina lì, la maschera e la faccia è coperta dalla roba di seta. È bellissimo, cioè è bruttissimo, però è anche bellissimo. E penso che abbia una natura di merda, però vabbè. Hammer Snatch Lich Seed Thief. Minchia, potenza 60, figo. Wow, ragazzi, mi piace, mi piace. Primo Pokémon Delta, l'episodio si conclude con il botto. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, lasciate un mi piace, un commento in descrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.